Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo. Dura presa di posizione delle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL sulla gestione economica dell'ASP 1 teramana. I sindacati denunciano un'esposizione debitoria di 8 milioni di euro dell'ente che gestisce 4 case di riposo sul territorio e ne chiedono l'immediato commissariamento. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La situazione debitoria dell'ASP 1 di Teramo, l'azienda sanitaria che gestisce le case di riposo di Teramo, Sant'Omero, Nereto e Civitella del Tronto, preoccupa fortemente le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, che richiedono l'immediato commissariamento dell'ente. Una situazione che si protrae da febbraio 2020 e che porta spesso a ritardi nel pagamento degli stipendi. In questi giorni in particolare, i sindacati denunciano il disagio che sta vivendo l'impresa che gestisce la casa di riposo De Benedictis di Teramo, alla quale è stato annunciato che lo stipendio di settembre, che come da contratto nazionale doveva essere erogato entro il 20 ottobre, non sarà pagato prima della metà di novembre. In una nota, la CGIL e CISL e UIL dichiarano che dopo mesi, per non dire anni, trascorsi a lanciare appelli su una situazione economica che si andava facendo sempre più pesante e insostenibile, sembra di essere giunti drammaticamente ad un bivio. L'ASP 1 di Teramo avrebbe accumulato nel tempo un'esposizione debitoria nei confronti dei vari soggetti economici che garantiscono servizi all'interno delle strutture operanti sul territorio per circa 8 milioni di euro. Si richiede dunque il commissariamento dell'ASP 1 e l'impegno a tutti i portatori di interesse, la diocesi di Teramo Atri, i comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Teramo, Tortoreto, ma anche alla provincia di Teramo e alla regione Abruzzo, per trovare una giusta soluzione ad una vicenda spiacevole che dura da troppi anni. Voltiamo pagina, un Abruzzo ridisegnato nei prossimi 10 anni grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, che permetteranno di realizzare infrastrutture e opere importanti. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, rimarca il grande lavoro che ha fatto la Giunta Marsilio il 5 di novembre. Intanto ci sarà un convegno organizzato a Francavilla al Mare. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Testa, il PNRR rappresenta sempre più un'opportunità per la nostra regione. La giunta regionale ha presentato dei progetti, ci sono delle grandi opportunità di crescita per l'Abruzzo. Esattamente, è una delle ultime scommesse che l'Italia deve giocare e deve vincere. È un'opportunità fondamentale e proprio per questo, anche alla luce del piano di investimenti che ieri ha presentato il presidente Marsilio, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo ha voluto organizzare per venerdì 5 alle ore 15 un convegno tecnico-amministrativo alla presenza di tutti i sindaci, i presidenti di provincia, i tecnici, per far spiegare da tecnici, da consulenti che verranno da Roma le opportunità che si possono cogliere tramite il PNRR. Sappiamo che il campo di azione è molto ampio perché si passa dalle infrastrutture per il turismo, per le reti idriche, per il turismo, quindi ci sono dei campi di applicazione vastissimi. L'Italia ha dimostrato fino ad oggi di rimandare circa il 50% delle risorse che arrivano dall'Europa indietro e quindi questa è un'occasione da cogliere in pieno ed ecco perché la Regione già da tempo ha creato una cabina di regia per farsi trovare pronta e noi vogliamo dare anche una dotazione tecnica professionale a tutti gli amministratori per far sì che anche i piccoli comuni, che poi saranno anche i soggetti attuatori, potranno avere le giuste competenze quando si entrerà nel vivo dei finanziamenti. Non solo PNRR, ma abbiamo anche altre misure, sia di finanziamenti endogeni e esogeni, ma abbiamo anche tutta la partita del Master, la partita del FESR, abbiamo miliardi di euro che andranno ad essere calamitati sull'Abruzzo, su opere strategiche che l'Abruzzo attende da decenni e che faranno fare il salto di qualità a tutta la nostra regione, perché le infrastrutture, come lei ha detto giustamente, sono la madre un po' di tutta la risoluzione delle problematiche e solo una regione molto infrastrutturata potrà competere a livello nazionale e internazionale.
Ancora la politica che ci porta a Silvi, dopo che i consiglieri comunali Santone e Di Cenzo hanno abbandonato la Lega e il sindaco ha deciso l'azzeramento della giunta, il governo cittadino si è ricomposto. Il nuovo gruppo Vivere Silvi ottiene infatti un assessorato a discapito del Carroccio, mentre Scordella ha già annunciato che si ricandiderà a sindaco per il suo secondo mandato. Il servizio di Giuseppe Dintino. Oggi abbiamo finalmente raggiunto un'intesa che è venuta dai partiti con l'augurio soprattutto che si possa finalmente lavorare in serenità e terminare questo mandato che ha avuto molte insidie. La giunta comunale di Silvi si è ricomposta. A 10 giorni da quando il sindaco Andrea Scordella ha deciso l'azzeramento, le deleghe sono state riassegnate con poche novità. Il patatrac è avvenuto in seno alla Lega che a Silvi esprime il primo cittadino. I consiglieri Massimo Santone e Andrea Di Cenzo, in contrasto con Scordella, hanno abbandonato il Carroccio, formando il gruppo Vivere Silvi e pretendendo un assessorato in quanto forza di maggioranza, così da non far cadere il governo cittadino. Per calmare le acque sono dovuti intervenire i dirigenti regionali del partito. Santone ha ottenuto la poltrona di assessore e a farne le spese è stato Giampaolo Lella, che ha lasciato il posto a Carmela Di Febo in virtù della legislazione sulle quote rosa. A livello regionale si è presa la consapevolezza che i due fuoriusciti che hanno chiesto il nuovo gruppo Vivere Silvi, che ha chiesto l'assessorato, naturalmente essendo usciti dalla Lega, la Lega con grande senso di responsabilità ha risolto il problema al suo interno, dunque ha azzerato i suoi assessori e ha rinominato nuovi assessori lasciando un posto al nuovo assessore Massimo Santone che è capogruppo di Vivere Silvi. A conti fatti quindi la Lega, in quanto partito in cui è sorto il problema, perde un assessorato. Il motivo del contendere che ha portato alla formazione di Vivere Silvi è quello che riguarda il prossimo candidato sindaco quando l'attuale mandato tra 1 anno e 8 mesi sarà scaduto. Con l'assessorato alla nuova lista ora tutte le forze di maggioranza hanno un ruolo in giunta che perderebbero in caso di fine anticipata del mandato. Ad ogni modo la Lega non ha abbandonato Scordella, in base a un patto sottoscritto dal Carroccio, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia sarà l'attuale primo cittadino, il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni. Non ce la sentivamo di lasciare, diciamo, a metà il lavoro dell'amministrazione comunale anche per le grandi scadenze, non ci ricordiamo insomma che siamo ancora sotto pandemia, ma soprattutto con l'arrivo dei fondi PNRR e tanti finanziamenti e progetti che sono stati avviati. Voltiamo pagina. Quasi 280.000 passeggeri negli ultimi 5 mesi e nuove rotte fino al termine di questo anno. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo, come sottolinea il presidente di Saga Catone. Vediamo il servizio. Novità per i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo. A novembre salgono infatti a 4 i collegamenti settimanali per Torino. A dicembre torneranno poi i voli per Malta, Catania e Palermo. Intanto la stagione summer si è chiusa con dati più che soddisfacenti, dal momento che da giugno ad ottobre sono transitati nello scalo aeroportuale abruzzese oltre 278.000 passeggeri. Non solo la stagione estiva, ma io ritengo molto positivi anche i numeri di settembre-ottobre che denotano un trend positivo, un numero di passeggeri in crescendo. Ora ci apprestiamo alla stagione autunno-inverno dove l'aeroporto d'Abruzzo ha la maggiore espansione di voli commerciali e il maggior numero di frequenza della propria storia. Siamo molto fiduciosi, a tal senso anche i vettori lo sono, ad esempio vi è una frequenza in più per il mese di novembre sulla destinazione di Torino operata da Ryanair. In vista delle feste natalizie, anche dell'inizio del nuovo anno, avete programmato e progettato nuovi scali, nuovi voli? Nuovi voli no, vi sarà solo un collegamento temporaneo nelle festività natalizie per Palermo che coprirà l'intero periodo natalizio operato da Volotea e nel frattempo stiamo lavorando e discutendo con diversi vettori e compagnie low cost e non solo per vedere se riusciamo ad instaurare qualche nuovo collegamento. In tal senso la Regione Abruzzo ha da poco deliberato un contributo di 500.000 euro l'anno per 3 annualità finalizzate al marketing turistico e collegate alle destinazioni e ai collegamenti aeroportuali. Non siamo tornati proprio ai numeri massimi del 2019, ma il trend è assolutamente positivo, la propensione al volo vi è e l'aeroporto d'Abruzzo è al passo coi tempi nella ripresa 2021.
Restiamo a Pescara e parliamo della gestione dei parklet, le pedane utilizzate sui parcheggi dagli esercenti dopo le accuse di gestione confusionarie imputate alla giunta Masci dal centrosinistra. Oggi è arrivata la risposta dell'assessore al commercio cremonese. Assessore, nelle ultime ore c'è questa polemica tra centrodestra e centrosinistra per quanto riguarda la gestione dei parklet, le scadenze, le proroghe, i rinnovi. Ci sono state delle accuse di confusione da parte del centrosinistra, lei cosa risponde? Ma sono delle accuse che noi rispediamo al mittente. Per quanto riguarda il regolamento dei parklet voglio dire due cose. La prima è che il Comune di Pescara è stato uno dei primi comuni in tutta Italia ad adottare questo importante provvedimento per tutti coloro che non potevano beneficiare di uno spazio all'esterno, quindi siamo stati molto innovativi. Seconda cosa, il regolamento sui parklet lo abbiamo approvato nel maggio del 2021 ed è valido ed efficace quel regolamento. Quel regolamento prevedeva una scadenza legata al 31 ottobre, un termine molto più ampio rispetto alla fine della situazione emergenziale che all'epoca era il 31 luglio del 2021 e quindi c'era questa scadenza al 31/10 che era stabilita nell'atto concessorio. Tutti coloro che hanno i parklet sono a conoscenza di questa scadenza e tant'è vero che i 15 proprietari di parklet, cioè coloro che hanno avuto questa concessione, hanno già provveduto a fare istanza al comune per una proroga dei parklet. Credo che il dato all'altro ieri erano che quasi tutti già avessero mandato la richiesta di rinnovo, non l'ho verificato questa mattina. Il comune di Pescara, che deve pensare a tutta la collettività, aveva semplicemente ipotizzato di far pagare il parcheggio che veniva occupato perché è un bene della collettività intera, ma a fronte della quantificazione da parte della nostra società partecipata, parliamo di pochissime centinaia di euro, la decisione del sindaco, del presidente del consiglio Marcello Antonelli, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, è stato quello di non far pagare nemmeno per questi due mesi il parcheggio, perché davvero parliamo di poche centinaia di euro. Cambiamo argomento. Una continua ricerca di speranza aleggia nell'espressione artistica del pittore, scultore e ceramista Franco Secone. Vediamone di più nel servizio di Cristiana 40. Franco Secone utilizza materiali naturali e della terra, un linguaggio artistico che gli ha permesso di esprimere il desiderio di positività e nuove opportunità, anche in presenza dell'emergenza Covid. Covid ci ha cambiato la vita. Io avevo proprio, interesse, tra virgolette, di trasmettere qualcosa di positivo, anche trasformandolo. A marzo 2020 lo volevo vedere quasi morto. Allora che cosa ho fatto? I canoli non li ho messi tutti e poi l'ho spaccato e nelle spaccature ho fatto uscire la luce che sarebbe la rinascita. Dall'arte raku fino a pitture con acrilici su tele particolari. Io prediligo la tela di juta, cioè mi serve la matericità. Devo strappare, devo vedere oltre. Appena trovo il bello, lo allargo, lo ricucio in senso contrario, purché non mi si richiude. Franco Secone è già al lavoro per la stagione natalizia dell'associazione culturale Il Cenacolo delle Emozioni di Città Sant'Angelo, di cui è vicepresidente. Abbiamo in programma, diciamo anche nel periodo natalizio, di far conoscere anche artisti locali e di promuovere la cultura. Dall'arte pittorica a quella culinaria, con la pizza Cima Brie a base di cima di rape, formaggio e peperone, Nicola Zulli di Rocca San Giovanni ha vinto la tappa del concorso Pizza in Tour a Montesilvano. A premiarlo il maestro di cucina della Federcuochi Santino Strizzi. Piazze d'onore ad Alberto Di Michele di Montesilvano ed Emiliano Di Michele di Pescara. Vediamo tutto nel servizio di Paolo Minucci. Primo posto per la pizzeria Le Coccodrillo di Rocca San Giovanni, secondo posto per il New Sporting di Montesilvano, terzo posto per la pizzeria Pipe di Pescara. Siamo con il maestro di cucina Santino Strizzi. Allora, un'altra giornata emozionante all'insegna della buona pizza, la buona pizza abruzzese. Sì, diciamo che la buona pizza è fatta con ingredienti a partire dalle farine, quindi se le farine sono di alta qualità, e quello che ha vinto di fatto aveva messo delle farine super speciali abruzzesi, poi i prodotti che vanno sopra, a qualcuno consigliamo che invece di mettere un formaggio che viene dall'estero di mettere un formaggio tipico nostro e sicuramente avrebbe preso ancora qualche punto in più, però
sono tutti campioni questi che sono venuti qui oggi, veramente abbiamo avuto i migliori pizzaioli che ci sono in giro. Di cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? La fa la fantasia, la fanno gli ingredienti freschi e genuini, la fa la tecnica di base. Cosa determina il successo nella preparazione di una buona pizza? Sono prima cosa i prodotti, a parte i prodotti poi la tecnica, diciamo, è una cosa che si studia, ma il prodotto non si studia, il prodotto già è stato studiato e gli ingredienti che vengono messi sopra. Però c'è un'altra cosa difficile, che è la lievitazione. Quindi una buona pizza è una pizza ben lievitata. Se la pizza non è lievitata bene, poi abbiamo problemi sullo stomaco. Invece quando viene lievitata bene con tantissime ore, quindi non è che la pizza come si fa a casa sta 2 ore, 3 ore, qua stanno 48, 72, 76 ore, quindi sono a lievitazione lunghe e fatte con materie prime. L'olio deve essere eccezionale. Difatti oggi abbiamo avuto degli oli da leccarci i baffi, io non ce l'ho i baffi per... E adesso passiamo allo sport calcio di Serie C in primo piano. Alle 20:30 in campo Teramo e Pescara per il derby abruzzese di Coppa Italia di Lega Pro. Le due squadre vivono momenti differenti, con Auteri che può dare spazio a chi ha giocato meno, per Guidi invece scelte quasi obbligate. Facciamo il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Serata di Coppa al Bonolis, serata di derby a Piano d'Accio per Teramo e Pescara, che si affrontano per gli ottavi di finale della competizione nazionale, sperando in un accesso ai quarti dove ci sarà il sorteggio integrale. Posizioni e umori diversi per le due compagini dopo l'ultimo turno di campionato. Pescara rinvigorito dopo un successo seppur stentato, Teramo col disperato bisogno di risollevare un morale sotto i tacchi dopo la sconfitta col Montevarchi. Spazio a due 11 formati da giocatori che hanno meno minuti in casa biancazzurra. Formazione obbligata invece per il Diavolo, alle prese con una serie di assenze che mettono Guidi in difficoltà estrema, anche considerando l'impegno di domenica sempre al Bonolis contro la Fermana. Auteri non avrà Drudi squalificato e Di Gennaro infortunato. Per il portiere i tempi di recupero sono lunghi e tra i pali andrà Sorrentino, che a Chiavari disputò qualche settimana fa un'ottima gara. In difesa con Iannes e Veroli, ballottaggio tra Ingrosso e Frascatore per comporre la linea 3. In mediana Zappella e Rasi sulle due corsie, mentre in mezzo l'intoccabile è Marco Pompetti con Diambò, che dovrebbe affiancarlo in mezzo. Davanti con Rauti, Clemenza e Bocic sono i favoriti per piazzarsi sulle fasce laterali. Giocheranno quelli più freschi, ma noi andiamo per passare il turno secco, non è che andiamo a farci una gita, è così gli impegni, ma poi è un torneo importante, giocheranno chiaramente quelli più freschi, ci mancherebbe altro. Nel Teramo potrebbe esserci spazio in porta per il giovane Agostino per dare il cambio a Tozzo, che invece tornerà con la Fermana. Difesa obbligata, visto che non c'è Soprano. No, Soprano ha un ispessimento della cicatrice dell'infortunio avuto la stagione scorsa, che quando ci va a caricare gli crea fastidio e non sente il muscolo libero che gli preclude di sprintare, di fare cambi di direzione o di calciare con violenza. Dunque in mezzo andranno Bellucci e Piacentini, ai lati Buà e uno tra Rillo e Ndreka a sinistra. In mezzo non c'è Arrigoni, allora conferma per Lombardo con Mungo e ancora Azio Osmanovic nel ruolo di interno, con Montaperto al posto di Malotti e Rosso a supportare Bernardotto ancora a caccia del primo gol in biancorosso. Sì, Bernardotto è un ragazzo troppo sensibile, che si crea troppe aspettative e sta soffrendo, ma io vorrei veramente 20 Arrigoni, 20 Piacentini, 20 Bernardotto, che sono 20 Mungo, perché nonostante le difficoltà ci vogliono essere sempre e soffrono per la squadra, soffrono per i compagni, vanno al di sopra delle problematiche. Questi sono gli elementi, gli esempi positivi che questa squadra deve seguire, e sono gli esempi che i più giovani devono seguire. Gara secca con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 5 settembre 2007 in Coppa Italia, nella fase a gironi. All'Adriatico Cornacchia la partita terminò in parità 1-1 con le reti di Fortunato per il Delfino e Marotta per il Teramo. Stasera però sarà un'altra storia, in attesa che tra 10 giorni sia il campionato, ma allo stadio Adriatico Cornacchia a riproporre la sfida tra i due capoluoghi di provincia abruzzesi.
E a proposito del Teramo, andiamo a vedere l'incontro conoscitivo di questa mattina tra Davide Ciaccia, il nuovo socio di maggioranza del Teramo, e il sindaco Gianguido D'Alberto. Sul tavolo del confronto anche il progetto di riqualificazione dell'area del vecchio comunale. Vediamo. Prima di tutto conoscitivo, ringraziamo il sindaco della disponibilità. E poi, come ho già detto, scusate il fiatone, ma abbiamo fatto un po' di scale e vorremmo portare all'attenzione quello che è il primo ragionamento legato al vecchio stadio, però ripeto, ecco, è un incontro sul quale cercheremo di capire se ci sono i presupposti e attraverso quale procedura. Il progetto è realizzare uno spazio per la squadra, che possa essere la casa del Teramo Calcio, punto, null'altro di più, non ci sono attività o sfruttamenti commerciali rispetto a questa ipotesi di lavoro. Perché proprio il Teramo Calcio? Ma il Teramo Calcio perché è qualcosa anche di personale, nel senso le mie esperienze personali calcistiche non mi hanno mai visto in questa situazione. Ho sempre fatto calcio non per una città, ma magari anche se ho fatto la C a Roma, ma chiaramente con presenza di squadre di Serie A, e quindi ero spinto nel cercare di rappresentare un popolo, una tifoseria, e sinceramente mi aspettavo da Teramo questo, ma non a questi livelli, quindi insomma sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta. Al Teramo è mancato sempre uno spazio per il settore giovanile, il vecchio stadio può essere in tal senso un'opzione? Beh, questo sì, è proprio questo, penso che l'idea nasce proprio da questo, cioè poter dare a non tanto alla prima squadra, che oggi una casa ce l'ha già, ma a tutti gli altri uno spazio dignitoso per poter esprimere valori tecnici, valori umani e anche direi valori di appartenenza che magari in questo momento con la dislocazione un po' mancano. Ma noi sul vecchio stadio, all'interno di un'area più ampia, come sapete, abbiamo una linea chiara, una visione chiara di un percorso organico di riqualificazione del vecchio stadio all'interno di una riqualificazione complessiva dell'area. Abbiamo un progetto, abbiamo una parte delle somme, ma ovviamente, come sapete, anche in un'ottica di partecipazione e di confronto con la città, siamo in una fase di apertura del dialogo. Non farei fuga in avanti su ulteriori percorsi, insomma sentiamo la nuova proprietà, sentiamo la città, perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. In realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità teramana, dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità, perché è un'area particolarmente sensibile e sapete quanto me, se non meglio di me, cosa è successo in passato sull'intervento, in merito all'intervento su quell'area. Ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale, ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà, ma senza perdere troppo tempo, perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione, intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora, le opportunità possono esserci ora e quindi dobbiamo saperle cogliere. In Serie G si gioca in Coppa, andiamo a Castelnuovo dove c'è il nostro Stefano Recanati per Castelnuovo Vasto Girardi. Si torna dunque, Stefano, nello stadio del Castelnuovo, anche se a porte chiuse, se non sbaglio. Linea a te. Sì, è giusto, buon pomeriggio a tutti. Si torna a Castelnuovo, i neroverdi tornano nel loro impianto dove hanno fatto le loro fortune, prima in promozione poi in eccellenza con la storica promozione in Serie D. Lo fanno a distanza di alcuni mesi, fino ad ora la squadra allenata da Guido Di Fabio aveva giocato le sue gare interne a Pineto, allo stadio Mariani Pavone. Oggi ci sono i 32esimi di finale di Coppa Italia, si affrontano dunque Castelnuovo Mano e Vasto Girardi. Andiamo subito con le formazioni, squadra di casa che si schiera in campo con Natale, Ludovici, Tancredi, Orlando, Porticchia, Terrenzio, Prestiani, Foglia, Modugno, Bolo e Morelli. Dunque un po' di turnover per il mister, che porta in panchina Grace, Pulsoni, Casimiri, Marianeschi, Emili, Leonardo, De Gidio, Ragni, Ripa, Emili, Lorenzo. Vasto Girardi di Prosperi che arriva a questa partita dopo aver affrontato sia il primo turno dove ha battuto l'Aurora Alto Casertano e sia il
il turno preliminare, dunque è il primo turno dove aveva battuto il Matese, arriva a questa gara e si schiera con Carriero, Semeraro, Minchillo, Irace, Montuori, Mazzeo, Donatelli, Capone, Mingiano, Della Ventura e Salatino, in panchina Di Stasio, Stranieri, Cardinale, Secondo, Ruggeri, Acunzo, Guida, Alagia e Metai, il direttore di gara è Silvio Torreggiani di Civitavecchia, il primo assistente Alessandro Rastelli di Ostia Lido, il secondo Marco De Simone di Roma 1, due assenze in casa Castelnuovo, Camarà e Cangemi, una invece per quanto riguarda il Vasto Girardi, Sgantella, che è squalificato e quasi pronto, mancano 5 minuti all'inizio di questa sfida, ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Da Castelnuovo è tutto, linea a voi. Grazie, grazie a Stefano Recanati per questo collegamento. Ovviamente la partita poi la vedremo nella seconda edizione del nostro telegiornale. Parliamo ancora di sport, ma lasciamo il calcio perché al Marina di Pescara nei giorni scorsi è andato in scena un evento particolare dedicato all'inclusione sociale attraverso il motorsport, sia reale che virtuale. Vediamo. Il porto turistico Marina di Pescara ha ospitato nei giorni scorsi la manifestazione Motorsport per Tutti, organizzata dall'associazione Go Kart Experience con la FISAPS, Federazione Automobilistica Patenti Speciali, l'Endas Abruzzo e la Federazione Italiana Sport Paralimpici. È stato anche l'esordio del progetto Race to Zero Diversity 2022-2025, il cui obiettivo è promuovere la pratica del karting e dei motorsport games virtuali fra le persone con disabilità e agevolare la diffusione di nuove tecnologie nel settore. È una festa di sport, di inclusione, di sostenibilità. Dibattere è sempre la cosa più importante per unire in maniera sinergica tutti i componenti della società per raggiungere degli obiettivi assolutamente meritori. L'inclusione sociale, ripeto, è la cosa principale che noi dobbiamo avere, perché loro ci insegnano molto. Lo sport è fondamentale sia per noi che per loro. C'è anche un obiettivo ambizioso, e cioè quello di creare entro il 2025 un team di piloti con disabilità per competere nelle più importanti manifestazioni, oltre a ridurre le disuguaglianze e potenziare l'inclusione. Abbiamo parlato del nostro esordio del programma Race to Zero Diversity, abbiamo permesso a persone con disabilità di provare i nostri kart adattati in sicurezza con la federazione e abbiamo anche illustrato un po' i prossimi passi che faremo per promuovere il motorsport reale e anche, diciamo, virtuale all'insegna della riduzione delle disuguaglianze e anche all'insegna della parità di genere e dello sviluppo sostenibile. È tutto per questo appuntamento con il TG6, prossima edizione alle ore 19. Se volete trovate on demand i nostri servizi come sempre su YouTube e anche sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.